arriviamo benissimo a Juventus. Le polemiche ieri Totti nel post partita, voi come società? A noi interessa solo il campo, in campo abbiamo visto una bella Inter, oltre che una bella partita, bisogna riconoscere anche il valore della Roma, ha giocato una gara altrettanto importante e di vigore come è stata quella dell'Inter. Noi tra l'altro eravamo fuori casa, quindi va dato anche merito a questi ragazzi che sono andati su un campo difficilissimo, dove è difficile sempre per tutti fare punti, e siamo andati con giusto atteggiamento a cercare di vincere questa partita, non ci siamo riusciti, ma ne è venuta fuori qualcosa di assolutamente importante, penso anche di uno spettacolo bello per il calcio italiano. Direttore, caso Lautaro è rientrato? Non c'è mai stato un caso, quindi non è rientrato nulla, perché non c'è mai stato. Però insomma Spalletti ha detto che insomma così si rischiava di penalizzare il ragazzo stesso, no? E ci avete chiarito? Spalletti ha detto benissimo le cose, ha detto che si è parlato con il ragazzo, ci siamo chiariti in due secondi, è stato così, un qualcosa un po' di passionale da parte di un papà che ha tanto amore probabilmente per il proprio figlio, come tanti di voi, e si è fatto un po' prendere, ma è una cosa che è stata chiusa in 30 secondi. A gennaio ci sarà un ritorno di fiamma per Modric? Io penso che a gennaio più o meno l'Inter sarà questa, e in realtà noi stiamo già lavorando e stiamo già pianificando quello che sarà invece l'Inter della prossima stagione, quindi con un certo anticipo, come è giusto che sia, la programmazione di un grande club. Il nuovo Perisic al momento gli sta dando insomma delle soddisfazioni, se non altro sta mantenendo le aspettative dell'Inter? Perisic sta mantenendo le aspettative come tutti i propri compagni, dà un contributo ogni domenica e visto che giochiamo anche un'infrasettimanale quando ho l'opportunità anche in Champions, è normale che ci si aspetti sempre di più, ma da tutti, da noi dirigenti e compresi i calciatori, perché abbiamo dei progetti importanti, abbiamo ambizione di far bene, di fare bene in campionato e fare bene anche in Champions League. Perisic è una parte importante di questa squadra e come tale deve essere altrettanto in grado di fare le cose fatte bene come sta del resto facendo. Dottore, Chiellini ha parlato della partita di venerdì come la vostra partita dell'anno. È effettivamente così? La nostra dell'anno? Sì. A noi dell'anno in realtà ne abbiamo 38 perché valgono tutte e tre punti. È normale che quella contro la Juve è una partita importante perché c'è il valore della squadra, c'è il prestigio, c'è la storia di questo tipo di partita, ma non è che i tre punti di Torino valgano di più di quelli che possiamo poi avere contro l'Udinese, contro il Chievo. Noi andiamo a giocare una partita sapendo che sarà da affrontare una squadra la più forte in questo momento in Italia, forse anche in Europa, ma andremo con l'idea di rendere un grande impegno, di rendere comunque difficile anche a loro la gara. Grazie. Grazie. Ci porterà sicuramente, se arriverà, esperienza e sicuramente tutti gli anni che ha passato alla Juve, ma anche in passato in altre esperienze. Quello che può aver visto un uomo di calcio che fa calcio da tantissimi anni, lo fa con esperienza, con passione, con capacità. Quello che ho detto anche in un'altra occasione, Marotta troverà anche un club molto forte, fatto di persone e di storie. Credete nello scudetto? Grazie mille.